4 giorni ancora e poi sulla campagna elettorale cadrà il silenzio. Pochi giorni ancora per remare contro quella corrente di cattive notizie che inquinano questa competizione e riuscire a convincere i pugliesi ad andare alle urne e a scrivere sulla scheda un nome di una persona che, nonostante il momento, è meritevole ancora di fiducia. Più che i programmi, gli intenti e la prima cosa che farò da eletto è questo il tasto su cui i candidati governatori battono: riconquistare la fiducia di chi oggi sente parlare di presidi della Digos nelle urne, di liste di impresentabili che arrivano da Roma e di persone pronte al voto di scambio. Una ventina, queste ultime, secondo il Movimento 5 Stelle, che man mano sta formalizzando le denunce. Quello che non succede mai, invece, è che dopo le elezioni chi ha commesso queste cose venga punito. E quello che non succede mai è che ogni tornata elettorale queste persone ce le ritroviamo sempre puntualmente in tutte le liste. Chi approfitta, insomma, delle difficoltà economiche dei giovani per dare loro questa possibilità di guadagnare pochi spiccioli in cambio di un voto sta offrendo loro sì dei soldi, ma con quei soldi questi ragazzi la cosa che faranno sarà comprare un biglietto di sola andata per un altro paese. Che quando rifaremo la legge elettorale, perché noi la dobbiamo rifare questo schifo di legge elettorale, devo dire sono uno schifo anche le preferenze uniche, perché le preferenze uniche così sono terribili, è difficilissimo gestire le preferenze uniche da fenomeni di questo genere. Io mi auguro di poter riproporre una legge come quella che ha eletto Schittulli alla provincia, cioè con i collegi. Non c'è tanta etica nel momento in cui assessori in carica si candidano e fanno la campagna elettorale mantenendo la posizione di assessore. Per noi è mancanza di etica, perché hanno una posizione privilegiata rispetto a qualcun altro. Il primo esposto, per la verità, l'ha fatto un candidato del mio partito, del mio movimento. L'ha fatta la Procura della Repubblica, il primo esposto in assoluto, poi sono venuti gli altri. Si chiama Giovanni Clemente ed è di Altamura, quindi c'è questo esposto che è arrivato prima. Questo per la modo della verità. Uno scram in consiglio regionale fa gola tantissimo, sia per il vantaggio diretto, che sono questi soldini qua, e per noi basterebbe anche un'indennità da 2.000 euro al mese, secondo me, che potrebbe anche tagliare tutto quel giochino lì di investimento di soldi pubblici che ti vengono dati per poi rimetterli, perché alcuni sono diventati imprenditori della politica. E poi via libera ai propositi: reddito di cittadinanza per la ricchia, stop al finanziamento ai grandi insediamenti privati, ma più sussidi per il pubblico per Rizzi, stop allo sfruttamento dei bisogni della gente remunerando le persone con il pagamento di bollette, benzina e tessere telefoniche per comprarsene il consenso per Rossi, bonifica tutto spiano dell'ambiente inquinato da industrie di scariche per Marigiò. Schittulli invece ribadisce: se non attuo il programma vado via dopo un anno. Ed Emiliano annuncia subito dopo il voto riunione di tutti i candidati per attingere ciò che di buono c'è nei programmi di ognuno e pianificare l'agenda del primo anno, così, ha detto, da non commettere l'errore della giunta Vendola, che si è accorta delle questioni quando ormai erano emergenze.